Salve a tutti e benvenuti su Corsi Digitali, il canale che realizza tutorial e tutti quei software che riguardano la grafica. Allora, oggi continuiamo il disegno di Scorpion. Quindi quello che dobbiamo fare è... Allora, io ho cambiato un po' il colore dall'ultimo tutorial, cioè praticamente, ad esempio, se selezioniamo questo qui dell'oro, ho fatto immagine, regolazioni e tonalità e saturazione, quindi... ho modificato un po' queste cose, diciamo, a telecamere spente, però nulla di così complicato. Allora, quello che dobbiamo fare adesso, io solitamente agisco in questa maniera. Creo un nuovo livello sopra tutti, dove vado in ordine, cioè ad esempio questo livello sarà solo per la pelle. Poi ne creo un altro sopra che ad esempio sarà del vestito, quindi del pantalone, del vestito. Diciamo, cerco di creare un ordine, proprio in base a come è costituito il nostro modello. Cioè, ad esempio, io so che il livello della pelle si troverà sotto tutti gli altri livelli, perché appunto proprio, la pelle si troverà sotto i vestiti. Quindi cercherò di creare la stessa... diciamo la stessa gerarchia. Quindi iniziamo dalla pelle e vado direttamente con lo zoom al massimo, quindi al 100%. Selezioniamo un pennello. Io solitamente utilizzo questo pennello che è appunto un pennello standard di Photoshop, questo con questa forma, e devo assicurarmi che si è attivato questo altra dinamica, quindi do la variazione all'opacità con la pressione della penna e la variazione al flusso di solito la disattivo. Possiamo aumentare anche al 100% l'opacità del nostro pennello e molto semplicemente andiamo a selezionare il colore, guardate, tenendo premuto Alt. Quindi abbiamo selezionato questa parte di colore e andiamo quindi ad inserire, quindi a colorare, guardate, le parti più scure, ad esempio, magari questa zona sappiamo che verrà in ombra perché appunto si troverà la maschera. Quindi inizio dai bordi. Sempre con il colore più scuro che possiamo ottenere anche, guardate, possiamo scegliere anche il nero, quindi andiamo a fare anche i dettagli dell'occhio direttamente. Perfetto. Ora andiamo a dare un po' di ombra. Non preoccupiamoci più di tanto del dettaglio, cioè nel senso andiamo a disegnare come prima cosa il dettaglio, però non preoccupiamoci se non è ben sfumato, quindi che dopo andiamo a fare l'azione di diciamo si chiama blending, cioè nel senso andiamo a fondere i colori e otterremo il risultato che ci piace. Ecco, per esempio, adesso seleziono, guardate qui, zoom un altro po' così lo guardiamo meglio. C'è molta differenza tra un tipo di colore e l'altro, quindi io seleziono uno dei due colori e al centro vado a creare una linea. Poi riseleziono il colore che si è ricreato e vado a fare la sfumatura. Quindi è tutto un lavoro di prendere il colore, spalmarlo, poi riprenderlo e spalmarlo, quindi una volta capito il senso, ci verrà molto più semplice. Poi ad esempio qui voglio creare questo effetto ad esempio se voglio una zona ancora più luminosa, posso andare a prendere appunto questo rosa molto più chiaro.
quindi qui sopra gli occhi magari. Anche un po' sotto, così da dare tridimensionalità al nostro disegno. Andiamo a spargere il colore. Perfetto, così. Ecco, adesso per esempio qui prendiamo un colore più scuro. Ci andiamo a disegnare. Ecco qui come stiamo andando alla fine a sfumare tutte le parti di colore. E poi ovviamente il lavoro non è ancora terminato, cioè dobbiamo ancora perfezionare il tutto. Adesso stiamo andando avanti, diciamo, in maniera piuttosto rozza. Poi man mano con questa tecnica riuscirete sempre più a capire come, diciamo, in questo caso bisogna fare più diciamo esperienza, no? Bisogna continuare a fare esperimenti e a perfezionare la tecnica, perché effettivamente non è una cosa che si impara in un minuto, cioè è una cosa che richiede del tempo. Infatti, cioè, manco io sono un professionista, però piano piano si migliora. Poi ovviamente più il pennello è ampio, più è, diciamo, andiamo a sfumare. Se abbiamo degli spazi ristretti dobbiamo stare attenti. Ok, adesso vado a delimitarmi anche la zona nell'occhio. In questo caso sto facendo il color rosa, però ovviamente sappiamo che il colore è il bianco. Allora, qui in questo caso andiamo a fare. Andiamo a dettagliare l'occhio. Ok. Con il nero adesso possiamo anche disegnarci le sopracciglia. Sì, in linea generale, e poi andiamo a dettagliarlo sempre di più. Esempio, selezioniamo, possiamo prendere il colore comunque dove vogliamo. Qui. Andiamo a prendere anche il bianco, in questo caso utilizzerò non proprio il bianco perché e sfruttiamo appunto la pressione della penna per
agire in modo più leggero con il pennello. Poi infine vi faccio vedere un trucchetto che ci faciliterà un po' il lavoro. Allora, diciamo che potrebbe bene o male, potrebbe andare. Anzi, andiamo ad aggiungere altro dettaglio, quindi magari andiamo a fare un po' la palpebra qui. Ovviamente più il nostro pennello è sottile, più entriamo nel dettaglio. Andiamo un po' qui, andiamo a creare le pieghe della pelle. Questa zona risulta essere sempre un po' più chiara normalmente. Poi ovviamente vi consiglio di studiare bene l'anatomia, insomma, delle forme e anche le luci, come si muovono, come rimbalzano sugli oggetti, insomma, sono tutte cose, per chi vuole fare questo tipo di lavoro, insomma, sono cose che bisogna conoscere assolutamente. Sempre qui ci mettiamo e aggiungiamo del dettaglio. Ok. Quindi allarghiamo e stringiamo le nostre rughe, come più. Ok, quindi i colori ce li abbiamo praticamente sempre a portata di mano perché li andiamo a scegliere, guardate. Semplicemente cliccando Alt e selezioniamo il colore che più. Che fa per noi. Perfetto. Ecco qua. Ok, andiamo forse un po' più nel dettaglio anche da quest'altra parte. Più queste rughe, selezioniamo invece colori chiari per mettere in evidenza appunto queste pieghe qui sul naso. Ok, adesso vi anzi anche qui selezioniamo un colore proprio chiaro, andiamo a fare delle linee che appunto danno più spessore alle sopracciglia. Possiamo selezionare anche il bianco se vogliamo. Con un pennello molto stretto. Tipo 2 pixel, 1 pixel, riusciamo a dare l'effetto che adesso selezioniamo, guardate, nella barra dei tools possiamo scegliere, abbiamo qui lo scherma e brucia. Se utilizziamo ad esempio brucia, utilizziamo un pennello morbido come appunto
un pennello come questi qui, no? Che hanno molta morbidezza, cioè non sono netti, non sono con i bordi netti, quindi selezioniamo, aumentiamo anche l'opacità sulla pressione della penna e guardate, con il brucia andiamo ad oscurire le zone che più vogliamo in ombra. Io parto sempre. Ovviamente stiamo lavorando solo sul livello degli occhi. Poi utilizziamo invece lo strumento scherma e andiamo ad aggiungere, diciamo, della luce, guardate, con delle pennellate utilizzando sempre lo stesso pennello, cioè quindi i pennelli con degli angoli non netti, quindi abbastanza. Quindi andiamo a dare, diciamo, un senso di profondità più, come posso dire, più morbida, diciamo. Quindi guardate anche negli occhi, adesso sto utilizzando lo strumento brucia. Guardate come va a realizzare questo tipo di effetto che è più naturale. Potremmo utilizzarlo anche un po' per dare profondità alle ombre. E il bello di questo strumento è che non va a modificare il colore, cioè semplicemente va a realizzare dei mezzi toni più scuri. Quindi è molto utile, io lo utilizzo spessissimo. Ed è ottimo, soprattutto poi quando andremo più avanti, vedremo, per fare i materiali, cioè tipo i metalli. Riesce a dare l'effetto proprio del ferro, comunque dei materiali lucenti. Ok, adesso utilizziamo di nuovo il pennello. Utilizziamo un grigio molto leggero per dare questo senso di pupilla che effettivamente Scorpio non ce l'ha, però. Ok, un altro piccolo trucchetto, andiamo qui nel metodo del pennello, utilizziamo colore, andiamo a scegliere un pennello sempre morbido, come ad esempio questi qui da 100, 200, da 300, diciamo. Facciamo 200, disattiviamo la dinamica delle forme, attiviamo la pressione della penna. Ok, selezioniamo ad esempio il colore rosso, diminuiamo l'opacità molto bassa, quindi 10%, e andiamo a dare, aspetta, aggiungiamo, facciamo. Mettiamo un rosso che vogliamo dare un po' di tonalità rossa alla pelle, ad esempio qui sotto gli occhi. Guardate, basta fare delle piccole pennellate leggere. E guardate come stiamo dando la tonalità del rosso. Ok, anche all'interno dell'occhio. Andare a dare un po' di questa tonalità, possiamo andare ovviamente a cambiare anche tipo anche dell'azzurro, perché nella pelle c'è anche un po' di azzurro soprattutto sotto gli occhi, anzi in questo caso possiamo anche, diciamo, esagerare con l'azzurro, perché si parla comunque di un demone, comunque qualcosa di non molto vitale, diciamo. Perfetto, torniamo alla modalità normale, aggiungiamo l'opacità al 100%, selezioniamo il pennello che
Almeno io utilizzo questo, voi volete utilizzare qualsiasi tipo di strumento. Certo, inizialmente è consigliabile utilizzare dei pennelli con diciamo dei bordi non netti, cioè non come questo pennello, ma quelli tipo soft, dei pennelli soft che sono molto più semplici per il blending, cioè praticamente vi spiego velocemente, creo un nuovo livello, questo lo possiamo chiamare pelle intanto, pelle, e quindi su questo livello andremo a disegnare tutte le parti che riguardano la pelle. Quindi le braccia, le dita, insomma tutto il resto. Ok, vi spiego velocemente che cosa intendo per blending. Quindi creo un nuovo livello giusto per farvi vedere. Allora adesso utilizzerò questo colore e lo voglio miscelare a questo verde. Ok, adesso io seleziono questo rosso e lo butto dentro il verde. Guardate questo nuovo colore che si va a creare. Lo selezioniamo e lo ci spingiamo un po' più avanti, così. Questo nuovo colore che si crea, lo buttiamo, creiamo, vedi, guardate. Selezioniamo sempre il colore fino a quando i due colori non si vanno a fondere. Questo qui è il blender, il blending dei colori. Quindi, più siamo bravi a fondere questi due colori, più diventeremo bravi, appunto. Mentre guardate la stessa cosa con un pennello morbido. Ho questo colore, ad esempio, questo verde sempre, e questo rosso. Mettiamo a fianco. Quindi seleziono questo, lo butto dentro, guardate, cioè è praticamente fatto. In pochissimi passaggi sono riuscito a fondere i due colori. Quindi la differenza è, poi ogni pennello ha le sue caratteristiche, cioè ad esempio quello che sto utilizzando io è ottimo, cioè adesso questo magari per la pelle, se non come questo caso, cioè una pelle meno rugosa, per dire, una pelle che so di una ragazza o di un bambino, forse è meglio utilizzare un pennello soffice, cioè quindi con dei molto soft, mentre in questo caso, mentre dicevo, sono stato interrotto, scusate. Mentre se vogliamo utilizzare per creare appunto armature oppure una pelle molto, come in questo caso, ci conviene utilizzare dei pennelli con dei bordi duri, quindi come questo qui che utilizzo io. Poi possiamo sempre crearci i nostri pennelli in base a quello che vogliamo fare. Ok, quindi si conclude qui il tutorial di oggi, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Ciao, alla prossima!